Il vento sibilava nella valle e la tenda a piramide che costituiva l'avamposto numero uno tremava da cima a fondo sotto le raffiche. La sentinella Rudd mise le mani davanti alla lampada a petrolio che illuminava debolmente l'interno della tenda per difenderne la fiamma giallastra dalle sferzate di vento. Poi, quasi si sentisse colpevole, gettò una rapida occhiata alla sentinella Dennison che giaceva tutta vestita su una brandina in un angolo della tenda. «Non la smette di soffiare», disse Dennison. Stava supino, le mani sotto la testa, gli occhi fissi al culmine dei teli. Di quando in quando muoveva le dita, divertendosi ad osservare i giochi d'ombra sulle pareti. «Lo so», borbottò Rudd, mordendosi le labbra e distogliendo lo sguardo. «E allora che stai a fare lì?» disse Dennison. «Non lo so», rispose Rudd. Ritirò le mani. Lanciò un'altra occhiata a Dennison, poi il suo sguardo si spostò sull'angolo della tenda, a sinistra del telo d'ingresso. La cassetta era sempre là. «Ma di che hai paura?» domandò Dennison. «Non si muove mica!» «Non lo so», disse Rudd, e per un attimo sentì montare l'ira. «Ma questo è il nostro dovere, dobbiamo tener d'occhio la cassetta!» Si alzò con aria decisa e si avvicinò alla cassetta. Era nell'angolo, alta 1,20 m, larga 1,20 m, profonda 1,20 m, ed era di legno, col coperchio saldamente inchiodato. Da quando erano sbarcati in quell'isola avamposto, lui e Dennison avevano ricevuto l'ordine di non perdere di vista la cassetta. «La puoi vedere anche dalla tua brandina», disse Dennison, interrompendo le sue riflessioni. «Mica è proibito guardarla stando sdraiati!» «Non mi importa», disse Rudd, «per me è meglio sorvegliarla da qui!» Disse Dennison, e il suono si spense in uno sbadiglio. «Svegliami se arriva il tenente!» aggiunse. Rudd si irritò. Voleva dirglielo a quel Dennison che non poteva dormire in servizio. Non era previsto che Rudd sorvegliasse la cassetta da solo. Quando il tenente aveva dato l'ordine era stato chiaro. Mai uno solo a sorvegliare la cassetta. Assicurarsi sempre di osservarla in due, contemporaneamente. Non si può credere a uno soltanto. E sia Rudd che Dennison avevano annuito con serietà. Ma era sempre la solita storia. Dennison avrebbe continuato a dormire sino a quando il tenente, raggiunto il telo d'ingresso, non avesse cominciato a cercare, imprecando, i bottoni per aprire. E Dennison sarebbe scattato in piedi, afferrando il suo fucile, prima che il tenente irrompesse nella tenda per ispezionare le sue sentinelle. Più tardi quella notte Rudd aveva sussurrato a Dennison, che se ne stava in piedi col fucile ben stretto tra le mani. «Sei sveglio?» «Certo», aveva risposto Dennison. «Mi stavo chiedendo», aveva soggiunto Rudd. «Ti stai sempre a chiedere qualcosa, tu. Di che si tratta stavolta?» «Mi domandavo perché», aveva detto ancora con un fil di voce Rudd. «Perché che cosa?» aveva replicato Dennison brusco. «Che cosa, scemo?» «Niente». E Rudd si era voltato a guardare la cassetta, benché fosse difficile distinguerla in quel buio. Ma poi, a poco, aveva ritrovato il coraggio di far domande e Dennison, che era sotto le armi da molto prima di lui, finalmente glielo aveva detto. «Perché una volta la cassetta apparteneva al nemico, moltissimo tempo fa», aveva risposto. E persino lui, che preferiva dormire invece che sorvegliare la cassetta, non aveva potuto fare a meno di posare gli occhi sul telo d'ingresso, per paura che il tenente, o eventualità anche peggiore, il colonnello fosse vicino. «Il nemico!» aveva mormorato Rudd, gli occhi pieni di paura. «Sta zitto, idiota!» aveva sibilato Dennison. E molti mesi erano poi trascorsi prima che Rudd facesse altre domande e apprendesse qualcosa di più sui motivi per i quali la cassetta andava sorvegliata. Dennison non sapeva tutta la storia, nessuno lo sapeva. Ma i fatti
erano questi. La cassetta conteneva un'arma del nemico, una vecchia e potentissima arma che per nessun motivo doveva ritornare nelle sue mani. E nei momenti difficili, come ora che i cani si aggiravano abbaiando sulle tracce del nemico, la cassetta non era mai stata perduta di vista e così nessuno l'aveva portata via. Tutto qui. Da allora però Rud si era sentito orgoglioso dell'incarico ricevuto e si meravigliava molto che Dennison potesse dormire invece che stare di guardia, specie nei momenti brutti quando i cani abbaiavano. E ora i cani abbaiavano come non mai prima. E il tenente era venuto due volte quella notte, anziché una, e poiché la loro razione di petrolio era finita, ne aveva portato dell'altro. «Tenete d'occhio la cassetta», aveva detto secco andandosene. Ora Rud sorvegliava la cassetta e anche Dennison sulla sua brandina. Teneva gli occhi bene aperti. Non ebbero il cambio che il mattino dopo, quando il sole era già alto. Quella sera, quando ritornarono alla tenda, il tenente consegnò a ciascuno di loro una pallottola per i fucili. Era la prima volta che entrambi tenevano in mano un fucile carico. «Tenete d'occhio la cassetta!» aveva ripetuto il tenente con voce dura. «Tenete d'occhio la cassetta!» E Rud aveva notato che gli occhi del tenente erano cerchiati. «Brutti tempi!» disse Rud a Dennison, fissandolo con ansia. «Brutti!» ripeté Dennison. «Credi che...» iniziò Rud. «Credo che cosa, idiota!» replicò Dennison. Ma la sua voce non era aspra. «Credi che il nemico stia per arrivare?» D'improvviso, da fuori, giunse un gran rumore. I cani erano vicini ora e dovevano essercene dozzine che abbaiavano come matti. E Dennison disse, «Ascolta, abbaiano forte», disse Rud. «No, non quello, li sento di grignare i denti». Rud tese le orecchie e anche lui sentì e a quel rumore trasalì. «Il nemico non ci raggiungerà mai con i cani che abbiamo», disse con un tono di sicurezza. E attraverso quel rumore giunse lo scalpiccio degli stivaloni di un uomo che correva nel fango alto. «Il nemico!» gridò Rud imbracciando il fucile, un dito pronto sul grilletto. Ma non era il nemico. Era un caporale, una staffetta che veniva dalle altre posizioni. Si fermò ansimante al centro della tenda. Era un omone con la barba nera, gli occhi arrossati e cerchiati da solchi neri più profondi di quelli del tenente. «E questa?» disse ansante, indicando la cassetta. Rud non vedeva il caporale da parecchie stagioni e ora sembrava molto invecchiato. «Sì, è questa!» disse. La staffetta riprese fiato e per un attimo nella tenda tornò il silenzio. Poi si mosse e allungò timidamente una mano verso la cassetta, ma la ritirò di colpo. Si girò sui tacchi e fissò le sentinelle. «Dovete spicciarvi!» disse. «Siamo battuti!» «Battuti!» disse Rud. «Non ci credo!» Dennison diede un'occhiata alla staffetta. Poi si sedette sulla brandina e si accinse a infilarsi gli stivali. «Forza!» disse a Rud. «Non avremo tutta la notte a disposizione!» «Ma...» «Battuti!» ripeté il caporale. «E la cassetta?» domandò Rud. «La cassetta?» «Distruggetela!» replicò il caporale. «Presto! Non avete tempo da perdere! Dovete raggiungere le colline appena finito!» Il caporale porse a Rud una lattina di petrolio e con la baionetta la sfondò. Dato il colpo, rimase un attimo in silenzio, poi si portò la mano al berretto. «Arrivederci», disse, «e spicciatevi». Rud guardò un attimo la lattina, quindi cominciò a versarne il contenuto sulle assi di legno che chiudevano la cassetta. L'abbaiare era frenetico adesso e molto vicino a quanto sembrava. Dennison gli tolse di mano la lattina. «No», disse ansimando. «Dentro ci deve essere qualcosa che non si può distruggere. Così, involti umidi o metallo o qualcos'altro. Dobbiamo togliere il coperchio». Si avvicinò e cominciò a forzare le assi del coperchio. «No», disse Rud. «Non abbiamo il permesso di farlo. Dobbiamo sorvegliare la cassetta, non guardarci dentro». Ma Dennison non si fermò e Rud stette a guardare le assi che si sollevavano stridendo.
Qualcuna si spezzò sotto la pressione di Dennison e di colpo, contemporaneamente, le ultime due saltarono e tutto il coperchio fu tolto. Arretrarono di un passo e guardarono. Dentro la cassetta c'era un foglio di carta ingiallita con sopra 5 segni neri. Dennison lo prese e lo gettò da parte ed entrambi si chinarono a vedere. Si guardarono l'un l'altro, le fronti aggrottate. Dentro la cassetta c'erano delle cose simili a scatole, la maggior parte lunghe quanto una mano, forse qualcosa di più, ma non più larghe, e altre 2-3 dita. Ognuna era coperta di tela. In quel momento sentirono dei passi fuori e i cani si allontanarono, abbaiando giù per la vallata. Dennison lanciò un grido di rabbia e di paura e versò freneticamente il petrolio sopra quelle cose che parevano scatole e su quel foglio di carta ingiallita con 5 segni neri. Poi infilò il foglio nella lampada e ve lo tenne, finché un angolo non prese fuoco. Quindi buttò la carta incendiata sopra la cassetta e tutti e due corsero fuori dalla tenda verso le colline. Correndo, Rudd si sentì pieno di paura. Ancora dopo parecchi mesi, mentre stava nascosto nei boschi, ricordava con terrore la cassetta e talvolta, quando faceva dei segni nel fango, erano i 5 segni che aveva visto sulla carta ingiallita, che ricopriva quelle cose là dentro. Libri.